E questa sera il nostro viaggio continua tra situazioni di dissesto e strade pericolose. Allora andremo prima sulla statale 106 in Calabria, poi lungo l'autostrada dei Parchi che collega il Lazio all'Abruzzo. Gli inviati sono Francesca Romana Elisei e Lorenzo Santorelli. La regina delle grandi opere mancate è qui, in Calabria. È la statale 106. Qualcuno la chiama statale ionica, tutti la chiamano strada della morte. Accesso abusivo. E qua c'è la perla delle perle. Io giro e ho l'accesso abusivo subito qui. Eccolo qui, guarda, questo è pericolosissimo. Questo qui e questo qui. Fabio è il presidente di un'associazione che ha 100.000 sostenitori. Se piccoli tratti sono diventati più sicuri è grazie alla loro battaglia quotidiana. E quindi noi abbiamo chiesto questa rotatoria più quella che vedi più avanti. La nostra associazione è amatissima perché la gente era stanca di andare al lavoro la mattina e di vedere vittime per la strada e di vederle ciclicamente. Dal 1996 si sono contate 700 vittime, negli ultimi anni due morti al mese, età media 40 anni. Per sopravvivere alla statale dei cantieri eterni ci si affida ai santi, ma sarebbe meglio mettere guardrail, impianti di illuminazione, tutor, autovelox. Per decine e decine di chilometri non c'è niente di tutto questo. Ma lei ha paura a farla questa paura, strada? Ha paura sia a piedi che con la macchina. Ognuno di noi qua c'è un pezzettino del nostro cuore su questo asfalto. Il capo compartimentale dell'ANAS Calabria Fresco di nomina si trova a gestire un'eredità difficile. Se noi facciamo passare il messaggio che il tasso di mortalità o di incidentalità è dovuto all'infrastruttura, è un messaggio non corretto. E a che cosa è dovuto secondo lei? A che la gente non rispetta il codice della strada. Non deve dire che il problema è l'infrastruttura. Ma non si può, non dire, lo può che dire una cosa del la genere. La gente che è indisciplinata, non ma è abbia giusto. Pazienza, non è così. Ma ha rovinato la giornata oggi. Io non credo che delle 106 persone che sono morte qui sulla statale 106 negli ultimi 5 anni erano tutti ubriachi o che andavano a velocità folle. Non guarda, ci posso credere, non è così. Cosa, se la gente rispetta i 50 km orari. Certo, morirebbero meno persone. Non morirebbero meno persone. Non morirebbe nessuno. Non succederebbe su niente. Su una strada dove manca il guardrail nel 90% dei casi. Ma poco alla volta sta cercando di cambiare le cose. Allora abbiamo fatto 13 milioni e 6 di pavimentazioni, 7 milioni di euro di opere d'arte, 900.000 euro di segnaletica verticale. Abbiamo fatto, diciamo, interventi di protezione, quindi gabbionate, reti per 2 milioni e 6. Il tratto più critico è a Caulonia, sulla strada per Reggio Calabria. Le macchine sono costrette a passare un po' per volta perché il ponte è crollato 3 anni fa. Lei non ha paura di fare questo ponte? Sì che ho paura. Non so cosa aspettano. Forse aspettano che cadiamo giù. I mezzi pesanti sul ponte non possono passare. O fanno una deviazione di 50 km oppure guadano il fiume. Certo che fa impressione questa strada, eh. Il finanziamento da 6 milioni e 3 per realizzare tutto il ponte è arrivato lunedì. I primi di novembre cominceremo a fare tutte le fondazioni e comincerà finalmente a vedere il ponte che sale. A novembre del prossimo anno? Ci rivediamo qua. Ci rivediamo qua. Sì.